Rocky, è la terza volta che mi fai tornare qui da te. Per cortesia, ascolta quello che devo chiederti. Non è difficile. Sono venuto a chiederti un favore, non è né il cellulare né l'acqua. Lasciami parlare per cortesia. Guarda, Che cosa vuoi, Marco? facciamo una cosa, ti lascio un bigliettino, mi dai un attimo la penna? È sua questa penna? No, Sua. dico, è sua. Sua, La grazie. tenga. Vai a scrivere di là. Ma la penna, ma ancora, ma è possibile? No, 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 no! Non Ma era questo il vieni favore! qui il giorno Non del era matrimonio questo di il mia favore! figlia. La penna, non mi... Non era la penna! Aspetta, vengo via da solo. Solo la penna. Vai. Signore e signori, benvenuti al 655 Show! E con noi Marco Mauro! Buonasera, buonasera, buonasera a tutti e bentornati al 655 Show. Io sono Marco Mauro e sarò il vostro ospite per questa sera. Brutta avventura per Silvio Berlusconi che cade a Zagabria e viene ricoverato al San Raffaele di Milano. Che rimbalzo! Il maltempo non ci ha dato tregua neanche in questa settimana, anzi addirittura nel weekend la situazione è peggiorata, tanto che in diverse zone d'Italia è stata dichiarata l'allerta meteo. E ai danni già ingenti di Venezia e Matera si sono aggiunti quelli in Calabria e in Liguria. Addirittura è caduto un viadotto sulla Torino-Savona. Ma niente paura, il governo è già al lavoro per identificare quale dei governi precedenti avrà la colpa. E restiamo in politica. Anche se è nato da poco, il Movimento delle Sardine conta già numerosi estimatori in tutta Italia. Da Bologna a Palermo, da Pescara alla Liguria, sono tantissime le piazze che si riempiono all'inverosimile. Sardine, pinguini, capitoni. Mi sa che a breve il telegiornale lo vedremo su National Geographic. E Salvini cosa fa? Tira fuori il jolly e coglie la palla al balzo, creando gattini con Salvini. Questa è una bella mossa, perché le sardine possono essere tante, ma mai quanto le gattare. Vi ricordate di Greta Thunberg, la giovane attivista svedese che nei mesi scorsi era alla ribalta delle cronache? Bene, a Natale condurrà uno special per la BBC, dal titolo Bambini viziati, lo sapete quanto inquina la slitta di Babbo Natale? La giovane Greta è stata vittima di cyberbullismo nelle scorse settimane e il bullismo è un problema molto serio, ma si può fare molto. Nelle scuole, ad esempio, i genitori potrebbero iniziare dando ai propri figli dei nomi normali. E passiamo al calcio. Esordio vincente per José Mourinho, nuovo allenatore del Tottenham, che nella sua conferenza di presentazione ha dichiarato così. Sam, io sono abbastanza umile. Da provare ad analizzare la mia carriera. Io non so lo scorso anno. Questa pausa mi ha fatto bene? Sì, mi ha fatto bene. Come prima estate che ho trascorso senza lavorare. Mi ero un po' perso, ma ora mi sento addirittura più esperto. Anche Mourinho è pronto per entrare in Italia viva. E per finire, Parma. Un senegalese trova per strada un Rolex da 30.000 euro e lo restituisce. Niente da fare, non vogliono proprio integrarsi. Bene, e adesso è il momento del video della settimana. Eccoci arrivati al video divertente della settimana. Con me l'onore e il piacere di avere il regista del 655 Show, Antonio Rieto. Buonasera, buonasera, Buonasera. l'onore è il mio, caspita. Caro Mister Rieto, Dica. partiamo. Sai perché ho voluto te al mio fianco oggi? No. Perché vedremo gli errori che succedono durante le riprese dei TG locali. Ah, beh, Quindi ti quindi lascio sì, immaginare. ne so qualcosa. Ne sai qualcosa, però qua andiamo a livelli stratosferici. Partiamo, partiamo. Allora, questo è il nostro video della settimana. Ecco, la signora pensa ai fatti suoi. No, perché che è successo? Si è accorta di essere in diretta. Ah, ecco. Ah, questo è un classico, tu parli con un'intervista, arriva fantastico, per cortesia, stiamo lavorando. Se ne vada. No, lo picchia pure. Vabbè, giustamente. Vorrei una sigaretta. Normalissimo, breaking news addirittura, quindi una cosa importante. Tranquillo. Lancia il
Ecco, non parte. Quante volte capita questo che non parta il servizio? Che parte, nel momento in cui parte, lui gli sta con la No, no, ma perché? Perché sì. Allora, già questa immagine, il maltempo. Questa potrebbe essere anche fatta da noi. Sì, beh, sì, in questo periodo. Eccolo per te. Oh, insomma, ecco. Vabbè, dai. Due. Andate ritorno. C'è anche un bip, avrà detto la parolaccia. Quattro. Sposta di vaga è meglio. Meno male che la prende a ridere. Cambia mestiere. Più cambia mestiere, no. Cambia ombrello, magari. A proposito di ombrelli, vediamo questo tizio. È coperto, dai. È coperto, è coperto. Però il vento. Ecco, bene. Ha fatto effetto sì. Paracadute. L'hanno ritrovato nel Wisconsin. E questi ridono, giustamente. È scomparso. La neve, Springfield, dove ci sono i Simpson? Ci sarà Homer. Ora passa Homer. Eccolo là. Ma no, ma che cos'è? Ma perché? Ma lo fanno quello dello Yeti. Sì, esatto, un Bigfoot. Dovremmo farlo anche noi ogni tanto. Ci mettiamo dietro ai colleghi del TG. Saranno in Russia. Ok, e giustamente questo rimane perplesso. Cosa fa? Guarda. Ti guarda, si sta controllando, sono bello, sì, sono pettinato, sì, partiamo, no, non è convinto. È incerto. Ecco, è partito, però io penso che succeda qualcosa. Sembra il principe William, tra l'altro. Potrebbe essere il principe, niente, questa giustamente lo guarda con aria sospetta. Good morning London. Sì? Aspetta la linea. Ci siamo. Ma che facce fanno i colleghi quando tu devi dargli la linea? Un po' di tensione. Un po' di tensione noto nello sguardo. Sì, cerca, prova. Cerca il nulla di parlare. Siamo partiti, ma vediamo che succede. Okay. Occhio, occhio. La vedo malissimo. La vedo peggio io. Cosa abbiamo? Un Canadair, due Canadair. E giustamente là devi stare a 20 cm. Chiaramente, non c'è l'onda d'urto per niente. Però c'è il vento. Arriva, eccola. Meno male che non hai il parrucchino. Problemi che io non avrò mai, quindi. Vabbè, dai. Ricorda quella scena del film I pompieri, ti ricordi? Come no? Sì. Mutande. Sì, sì. Basta, vado via perché è meglio. Salve. Okay. È rimasta bloccata. Che è successo? È spuntato qualcosa da sotto il tavolo. Cos'è? Ma che cos'è? I Muppets? I Muppets. Ricordi One di Bim Bum Bam? Ambrogio e One. Ambrogio e One. Qualcuno fa lo scherzone con il cagnolone con la... Ah, è proprio un cane vero! Un cane vero. Un labrador. Che ci fa un cane nello studio? Soprattutto non microfonato, presumo. Se abbaia non si sente. Ma che meraviglia che questo cagnolone. Infatti anche lei alla fine... Alla fine guadagna una carezza. Sì, sì, la butta sulla tenerezza. Del resto. Questo è successo anche a un noto politico italiano. Mentre la diretta è entrata la. Ma no, poverina! No, ma lasciala! Il papà sta lavorando. Vogliono partecipare anche loro, caspita. Papà, per favore, mi fai vedere come funziona questo. Anche il piccolo è entrato, però. Ecco, tripletta. Io qualche volta rimarrò affogato. La povera governante è andata di corsa a prenderli. Licenziata in tronco. Vabbè, ma dai, sono bambini. Ma sì, sono ragazzi. Sono ragazzi. Anche lui cerca di. ma perché ha quattro zampe poi? Ti si vede comunque. Immagini la bambina dietro che la teneva. Ok, visioni del tempo. Buonanotte. Si annoiano le precedenze. Sono proprio brutte. Insomma, sono niente noiose. Di nuovo. Niente di nuovo. Finisce qui la prima parte. Perché poi questa oramai poi ce la porteremo avanti. Sì, perché ti diverte questo video. Molto, parecchio. Grazie ad Antonio Arieto. E grazie il momento dell'ospite d'onore del 655 Show a tra poco con Giusy Versace.
Amici del 655 Show, è con noi Giusy Versace. Eccoci. Grazie per l'invito. Ma si può dire? No, è un segreto. È un grande piacere per noi avere in studio Giusy Versace. Olè! Cara Giusy, devo dire la verità, quando mi è stato detto che saresti venuta ospite al 655 Show, un po' mi sono tremate le gambe. Pensa, io che non ce le ho, non volevo entrare alla porta. Vabbè, no, ma ti ho visto che sei entrata spedita, quindi da quel momento in poi ho capito che sarebbe stata una chiacchierata piacevole e estremamente divertente. Tu hai una grande ironia. Giusy, la prima domanda è diretta. Vai. Come stai? Bene, grazie. Finalmente qualcuno che me lo chiede, hai aspettato anche la risposta. Sì, io faccio la domanda e aspetto la risposta. No, vogliamo raccontarlo, che normalmente non si aspetta neanche la risposta. Facci caso, questa è una roba tipica regina però, eh. Beh, io direi che è una roba tipica delle persone. Come stai? Tiriamo avanti. Perché tiriamo avanti? Perché? Iniziamo a dire bene, grazie. Facciamo rosicare al contrario la gente, no? Tante volte uno dice no, non gli voglio dire che va tutto bene, che poi mi piangono addosso. Fai il contrario, digli che va tutto bene, falli rosicare, pur se va male. Mi rocchiano. Appunto mi adocchiano, insomma, mi portano male. Ma invece non è così. È bello perché come stai? Bene, è già la motivazione che viene data. Genera positività. E a proposito di motivazione, tu sei praticamente l'esempio vivente di quello che la motivazione può rendere, può fare, ci siamo. Tu hai comunque una storia ben nota, un incidente che ti ha portato via le gambe, ma che ti ha dato una grandissima forza. Una combina guai. Allora, non voglio tornare, diciamo, sulla parte più triste, più drammatica, ma concentriamoci su quella che invece è stata la trasformazione. Tu, da quel momento in poi, come se fosse stato un interruttore, hai scoperto una Giusy nuova. Sì, no, ma invece secondo me va anche sottolineato e ricordato l'aspetto del dolore, sì. Perché non se ne parla spesso, non se ne parla quasi mai, no? Dice, ha avuto un incidente, vabbè, dimentica, non ci pensare. In realtà io ho scritto un libro che poi è diventato uno spettacolo teatrale dove... Con la testa e con il cuore si va ovunque. Si va ovunque, perché alla fine ho scoperto nel dolore che poi le gambe ti accompagnano. Se hai una testa forte e un cuore pulito puoi veramente andare a prenderti il mondo, però forse le cose brutte devono accadere per fermarti e per in qualche modo anche aiutarti a riflettere, a elaborare, anche a ribaltare la scala delle priorità, che tante volte si fa con superficialità, di corsa, sempre tutto di corsa, senza ragionare e senza apprezzare ciò che abbiamo. Poi in realtà la vita è un dono così grande, è una cosa così meravigliosa che ci dimentichiamo di viverla, perché abbiamo sempre esigenze nuove, andiamo sempre di corsa, cerchiamo sempre di accontentare gli altri senza badare anche un po' al nostro equilibrio. Se io non avessi avuto l'incidente, se io non avessi passato tutto quel tempo anche sulla sedia a rotelle, ferma, a pensare, a ragionare, a lavorare su me stessa, ad allenarmi non solo fisicamente ma anche e soprattutto mentalmente, probabilmente le tante cose che ho fatto non le avrei mai fatte. I famosi ostacoli mentali che tu hai superato e che come messaggio lanci, cioè il primo ostacolo, ecco, quello più difficile ma probabilmente quello più potente da superare è proprio quello mentale. Una volta superato quello poi puoi fare qualunque cosa. Gli ostacoli mentali sono i più difficili da abbattere, i muri. Ma io ho imparato che i limiti si possono superare, siamo poi noi a porci dei limiti, dobbiamo allenarci per superarli, però insomma se ce l'ho fatta io con due gambe finte ce la possono fare tutti, non è che io sono così straordinaria perché mi chiamo Giusy Versace, io ho fortemente lavorato per un obiettivo, ho imparato a volermi bene, ho capito che quando stai bene con te stesso riesci a stare bene in equilibrio col mondo che ti circonda. È un po' come la storia del chiederti come stai, bene, grazie o... Sì. Finché è superficiale resta lì, quando invece poi è una richiesta... Noi siamo spugne. Esatto. E quindi tanto più sei positivo e propositivo e solare, quanto più la gente attorno a te riceve quello. Se tu ti circondi di ambienti negativi dove tutti si piangono addosso, inevitabilmente raccogli negatività. Io ho iniziato a fare pulizia con grande coraggio, perché ci vuole coraggio, bisogna saper dire di no, bisogna fare delle scelte, però io
ho scelto di mettere dei paletti, ho lavorato su me stessa e sono riuscita comunque col mio sorriso e quella tremenda voglia di vivere che ho scoperto di avere di contagiare positivamente anche gli altri. Bello, il sorriso è un altro concetto eccezionale. Io ti accolgo con un sorriso, già ti metto positività, ti metto in uno stato di buon umore e di predisposizione al dialogo, alla comunicazione, quel che è fantastico. Sì, ma sono piccolezze anche solo dalle foto. Sì, è vero. Immaginati una foto così e immaginati una foto così. È già una cosa diversa. Abbatte quella barriera invisibile che c'è tra le persone, fantastico. Bisogna anche aiutare a convincersi delle cose. Tanto più ti convinci, tanto più desideri una cosa, quanto più anche i pianeti lavorano affinché tu la realizzi. Una volta ho letto questa frase e sono assolutamente convinta che sia così. La musica e lo sport sono due linguaggi universali. A qualunque latitudine o longitudine della Terra, una canzone è quella. Una competizione è quella, non si può discutere, si può discutere su qualunque altro argomento, ma non su questi, al di là del gradimento o meno, ma questo è un dato oggettivo. E noi, anche a te come per tutti gli ospiti del 655, abbiamo fatto la domanda legata alla musica. Tu ci hai dato un nome che è altisonante, un vero genio della musica, un personaggio che ha a modo suo cambiato la storia della musica, Freddie Mercury. Io certe volte ho anche un certo timore a nominare determinati musicisti. E inoltre di Freddie Mercury ci hai nominato il capolavoro. Capolavoro Bohemian Rhapsody dall'album Anale di Opera. Qual è il tuo rapporto ma con Bohemian Rhapsody? Ma quante ne sai? La musica, diciamo, che mi piace parecchio. Cioè, sei anche preparato, potresti fare questo di mestiere, te l'hanno Potrei mai fare detto. Questo di mestiere? No, è la prima volta che me lo dicono. Tienilo presente. Lo tengo presente. Beh, Bohemian Rhapsody è assolutamente un capolavoro, ma poi la cosa straordinaria sua è che era un visionario e che è tuttora attualissimo, anche le nuove generazioni lo ricordano, lo seguono e ha fatto un mix straordinario. Poi io penso che la musica, come lo sport, l'arte in generale, siano entrambi dei preziosi strumenti di educazione, grandissimi veicoli di messaggi importanti. Sai, poi possiamo fare tutte le raccomandazioni, certo. Lanciare tutti gli slogan possibili e immaginabili, ma quello che comunica una canzone, quello che comunica uno sportivo con un gesto atletico, veramente segna la storia e anche la vita della gente che ti segue. Certo, e anche dal punto di vista del comportamento, molto, molto spesso gli sportivi, come anche i musicisti, devono fare attenzione anche a come si muovono, a quello che dicono, perché esatto, sono degli esempi, esatto. Ecco, tu come vivi questa tua posizione da sportiva? Ora parleremo anche dei risultati, di quello che hai fatto, ma soprattutto tu che sei un esempio da atleta, perché poi io ci tengo spesso a sottolineare questa differenza: un conto essere sportivi, un conto essere atleti. Certo. Io dico sempre, prima dell'incidente ero una sportiva, non ero un atleta, sono diventata un atleta grazie anche a un percorso, al mio allenatore che mi ha fatto diventare un atleta proprio nella testa, nell'atteggiamento, nella quotidianità, da come mangi a che ora vai a dormire. Io pessima in questo, devo dire la verità. Fai le ore piccole? Sì, purtroppo sì, ma nel senso che poi ho il cervello che va a 2000 e tutto quello che non riesco a fare durante la giornata lo faccio di sera, tipo rispondere alle mail. Non parliamo con i social, poi non ne parliamo. E no, però nel momento in cui, mio malgrado, ho scoperto di essere diventata punto di riferimento per tanti, comunque ne ho sentito la responsabilità. E ovviamente è anche una cosa bella, perché quando la gente ti ferma per strada e ti dice grazie, all'inizio io non capivo quel grazie, ma nel momento in cui inizi a comprendere il motivo di quel grazie, a meno che tu non sei un irresponsabile egoista, non puoi non dare importanza a quello. E quindi certamente, però soprattutto per chi vive con una disabilità, quindi nel mondo paralimpico, gli atleti e lo sport sono assolutamente dei canali preziosissimi da tutelare e da promuovere, perché grazie allo sport la gente cambia anche, come dire, l'approccio a una cosa che spaventa, perché la disabilità spaventa non in quanto disabilità, in quanto diversità, in quanto ha un elemento che non conosciamo, ma questo perché la gente non è abituata a vedere.
E come tu dici spesso, la disabilità sta negli occhi di chi guarda. La disabilità sta negli occhi di chi guarda, però bisogna anche aiutare la gente ad approcciarsi alla disabilità con normalità. Non sempre si nasce disabili nella vita, io lo sono diventata per via di un incidente, e la gente deve imparare ad allenarsi anche all'imprevisto della vita. Io, per usare una metafora sportiva, dico: dobbiamo allenarci alla vita, perché la vita è fatta di mille sfaccettature, mille imprevisti, mille cose che non ti aspetti, nel bene e nel male. E forse è proprio per questo che è bello, sennò sai che noia. È come una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita, per dirla alla Forrest Gump. Questa, sono poetico, vero? Non ti facevo così profondo, sono commosso. Diciamo che sono un ghiotto di cioccolato, quindi la ricordo per questa motivazione. Parliamo di sport, non possiamo non parlare dei tuoi meravigliosi risultati sportivi. Io li ho appuntati, se sbaglio qualcosa correggimi, insultami, non è un problema, tanto lo farò, lo dovrai fare. Mi sono fatto il mazzo per arrivare lì, per cui se sbagli di una virgola. Esatto. Nel 2010 sei stata la prima atleta italiana donna della storia a correre con una doppia amputazione agli arti inferiori. Quindi già questa è una cosa meravigliosa, sei stata una pietra miliare dello sport italiano per questo. Ma va detto che io neanche sapevo di esserlo, di essere la prima della storia. La prima della storia, no, ma sai, è dovuto arrivare, non so se ricordi quei periodi del 2010, arrivò un sudafricano in Italia, che si chiama Oscar Pistorius, che accese i riflettori sul mondo paralimpico. Devo dire che questo, a lui bisogna riconoscere questo merito, certo, perché prima di lui non se ne parlava. Lui lanciò una provocazione sfidando gli atleti normodotati, quindi si iniziò a parlare e io semplicemente manifestai la volontà di provare a correre, perché il mio cervello aveva dimenticato che cosa volesse dire correre, non pensavo di andare a fare le gare. In realtà tutto è nato per caso, poiché persone addette ai lavori, tecnici, esperti, sostenevano che io non potessi farlo perché ormai ero grande, perché ero troppo magra, perché non avevo il corpo d'atleta. Poi mi dicevano sculetti. Mi sembra più che normale. No, ma poi sculetti una, due, tre, alla quarta è venuta fuori la calabrese che in me, ho detto mo corro per ripicca. Esatto. E quindi mi sono approcciata alle gare per fare un dispetto, per dare uno schiaffo morale a quelli che dicevano che sarei caduta. Non avevo messo in conto che poi ci avrei preso gusto e non mi sono più fermata. Diciamo che la tua reginità ti ha dato una mano in questo, ecco, la testa dura calabrese è servita almeno a questo. Sì. E quindi hai fatto, detieni il nuovo record italiano per i 400 metri, che è 1:02:60. Ah, bravo, vero che ti sei preparato. Mi sono preparato. Tuttora imbattuto. Tuttora imbattuto. Poi sui 60 indoor hai anche il record. Facciamola semplice. Sì, i record nazionali sulle distanze velocissime, 60, 100, 2 e 4, portano il mio nome. Fantastico. Non parliamo poi dell'argento e del bronzo agli europei del 2016, la finale a Rio del 2016, insomma. Olimpiade alla grande. Oh, ma mica ci arrivano tutti alle Olimpiadi. Com'è vivere un'Olimpiade dall'interno? Guarda, va detto che io ho realizzato di aver corso un'Olimpiade quando sono tornata. Bellissimo. Io non mi rendevo conto di cosa stava succedendo. Cioè, in quel momento era totalmente normale. No, per me era una gara internazionale come tanti, l'ho vista come una tappa importante, come se fosse una tappa della Diamond League, che chi segue l'atletica sa cos'è la Diamond League, e quindi per me avevo quell'adrenalina di un meeting internazionale, bellissima la cerimonia d'apertura, di chiusura, insomma. Certamente indossare la maglia dell'Italia, rappresentare l'Italia, io l'avevo già fatto a due mondiali e due europei. L'Olimpiade è una gara a sé. È un mondo a sé. È tutta un'altra storia. Purtroppo ho mancato, l'ho persa, nel senso che io arrivai a Rio stanca, un po' di testa. Sai, quando tu arrivi a un'Olimpiade, gli atleti sono tutti preparati, se no non arrivi all'Olimpiade, certo. Non ti selezionano. Se tu arrivi lì vuol dire che hai un livello tale da poter ben figurare a un'Olimpiade, altrimenti certo, lì non ci arrivi. Vince chi è più forte di testa. Io riconosco di essere arrivata un po' stanca mentalmente per via di tutta una serie di cose che si erano succedute nelle settimane precedenti. E la prima gara d'esordio fu proprio quella dei 400 metri, la gara dove io ero tra le favorite, mi davano già al podio, nelle gambe avevo i tempi per andare al podio, potevo vincere un bronzo importante. Ho sbagliato in curva, la seconda curva, ho perso l'equilibrio
e ho ceduto di testa e ho pestato la linea bianca che determina le corsie. Che ricordiamolo per chi non è addetto ai lavori, significa squalifica. Allora, lì per lì, sì, le regole sono uguali anche per noi paralimpici, non è che cambia niente, no. O ci fanno sconti. Avevo lavorato tanto per quella gara, quindi mi sono subito resa conto di aver commesso un errore gravissimo che non era mai successo neanche in allenamento, mai. Da buona Terruncella. Ci abbiamo provato. Continua, andiamo. Dico magari nessuno se n'è accorto, ma siamo un'Olimpiade, lì c'hai lo zoom pure sulle mutande. E quindi gli ultimi 60 metri ho mollato, consapevole che avrei tagliato il traguardo con una squalifica, e quando ho letto sullo schermo disqualified, brutta, tra l'altro avevo la caporale in diretta con Rai Sport che mi intervistò subito lì. In quel momento che dici? In quel momento ho dovuto sorridere anche quando non avevo voglia di sorridere, un po' quello che dicevamo in apertura, come stai bene? Anche se stai male ti viene da dire bene, cioè è corretto dire bene. E io in quel momento non ho nascosto la mia amarezza, non mi sono nascosta dietro alibi, ho riconosciuto che avevo sbagliato io. Però insomma ho lanciato un messaggio al mio allenatore che mi guardava in diretta dicendo: fra due giorni c'è la semifinale dei 200 metri, quindi cercherò di lì. Recuperare, ho sbagliato, ma non si può tornare indietro, dobbiamo guardare avanti, l'Olimpiade non è finita. E devo dire che lì fu determinante mia madre, che diciamolo non è una storicamente positiva, una che dispensa, come dire, sorrisi, forse sorrisi sì, magari positività in questo senso, no, motivazione. Lei mi disse una cosa che penso sia stata veramente la frase che in assoluto avevo bisogno di sentirmi dire in quel momento e che ha cambiato il mio approccio mentale in quell'Olimpiade. Io ero devastata, distrutta, ero arrabbiata con me stessa, sapevo di aver fatto un errore veramente da dilettante e io non l'avevo mai fatto. Mia madre si avvicinò a me prima che ci riportassero al villaggio olimpico, eravamo nell'area warm up dietro e mi disse: oh, 10 anni fa muovevi i primi passi su delle stampelle, ora sei a un'Olimpiade, qui ci arrivano solo i più grandi, non hai bisogno di una medaglia al collo per ricordarti che hai già vinto. E sentire dire da mia madre questa roba qua, in effetti mi, devo dire la verità, mi ha scosso parecchio, però mi ha dato quella giusta carica per affrontare una semifinale da paura, tanto che sono stata poi l'unica italiana a entrare in finale nella gara dei 200 metri, che è stata la gara più bella, che mi ha lasciato veramente un ricordo speciale dell'Olimpiade, dove pure le mie compagne straniere, insomma, di altre, sono venute a farmi i complimenti. E il mio allenatore mi ha chiamato dall'Italia per dirmi: sai che lì fanno i controlli antidoping, vero? Perché non hai corso così l'altro ieri? Perché capita. Perché nelle gare di atletica è one shot, quella, non quella puoi sbagliare, quella è, però insomma. One shot, one opportunity, come dice Eminem, tornando un attimo alla musica. E, bene, insomma, ci sono tante cose, hai fatto talmente tante cose, le ricordiamo velocemente perché poi parliamo invece... Ho giusto vinto una gara dove le gambe sono protagoniste, io che non ce le ho, scusa. Parliamo non ho messo i tacchi, oggi mi perderai se non ho messo i tacchi. Sì, ma senz'altro sì. Di Ballando con le Stelle, altre esperienze, perché poi chiaramente oltre allo sport ti ha abbracciato anche il mondo dello show, dello spettacolo, quindi la TV, il teatro e tanto altro, insomma, tu ma hai tu fatto balli? Cose. Allora, parliamone dopo. No, io non ballo, però potrebbe essere una sfida, una nuova sfida per te. Anch'io non ballavo, cioè io ho vinto con le gambe finte, se l'ho fatto io vuoi non ballare. Invece come sei arrivata all'esperienza di Ballando con le Stelle? Ma in realtà la Carlucci aveva letto il mio libro e poi lei è un genio perché comunque cerca sempre di portare delle novità e vuole utilizzare quel canale anche per lanciare dei messaggi di inclusione, per cui mi lanciò questa sfida. Io devo ammettere insomma che non volevo assolutamente andare, non ero così entusiasta di andare a Ballando con le Stelle, cioè ricordiamo che è una trasmissione che va A in diretta televisiva, B il sabato sera, C in prima serata e aggiungerei su Rai 1. Io mi chiamo Versace, che già è un nome che fa chiacchierare di per sé, peraltro ho due gambe finte in una gara dove le gambe sono protagoniste e ho detto: qui ci sono tutti gli ingredienti per rovinarmi la reputazione per sempre, cioè comunque era una responsabilità. Poi chiaro. La TV, tu mi insegni come
La radio è importante veicolo di messaggi, può influenzare positivamente o negativamente. Io sentivo la responsabilità di rappresentare anche una categoria, quella delle persone con disabilità, che spesso vengono viste anche come poverine, cioè lì il rischio, il confine era veramente sottile. Certo. Se io avessi sbagliato, sarebbe passato un messaggio negativo del tipo guarda lì poverina che cosa tenta di fare. Io non ero in grado di capire in quel momento che cosa, che livello avrei certo. potuto offrire, perché io ho sempre ballato, ma quando avevo le gambe. Con le gambe. Soprattutto ballavi per te stessa, non per un pubblico. No, per cui dissi alla Carlucci, fammi, ok, ballare. Facciamo una prova, se vediamo che io riesco a fare una figura quantomeno discreta, vado in onda. Ho rischiato, la prima puntata è stato un successo pazzesco, la gente non credeva che io avessi le gambe finte, peraltro ho ballato sui tacchi, ho rimesso i tacchi per la prima volta dopo pochi anni, 7 anni all'incidente. Poi tu sei uomo, sì. certe cose non le puoi capire, però il tacco fa la differenza. Beh, il tacco, ma perché non le certo, posso capire? Certo, poi alla seconda puntata mi è volata la gamba in diretta, però sai? Perdonami, non le posso capire come da indossare. Però lo posso capire perché piace vedere il tacco. Da questo punto di vista, sì. Vabbè, ma sai, poi anche a livello psicologico, equilibri personali di donne, quando uno si mette il tacco si sente anche un po' fighetta, certo. pure quando non lo è. Insomma, così aiuta. Ha il suo bel perché. Beh, comunque da allora ad oggi, sappiatevi, l'ho fatto taroccare la caviglia. Sì. In che senso? Una cosa tecnica? Ci ascolta qualcuno qua? Come ma diciamo qualcuno che ci ascolta c'è. Allora ho fatto modificare la caviglia, sono diventata anche brava in quello. Adesso a ballando si piegava da 0 a 5, mm-hmm. adesso la piego 8. Sì. Certo. Insomma adesso il progressi, lavoro progressi, progressi. Progressi sì. Però diciamo ti ha aperto un mondo questo di Ballando con le Stelle in qualche sì, modo. Sì, sì, ma certamente è stata una delle esperienze più belle. Anche perché è stata significativa per me, ha lanciato un messaggio importante, ha aperto un mondo, perché poi dopo di me, anche lì sono stata la prima. Sì. Peraltro ho scoperto, non lo sapevo, che io risulto essere ancora oggi la prima persona disabile ad aver vinto un'edizione di Ballando con le sì, Stelle. Sì, che poi il format è mondiale, Dancing with the Stars esiste Dancing with the Stars esiste in tutti i paesi, in alcuni paesi lo chiamano Let's Dance. Vabbè, in altri. Però il format è quello, hanno esiste. Partecipato delle persone con disabilità in altre edizioni, soprattutto americane, inglesi e australiane, sono arrivate seconde. Tu sei l'unica ad aver vinto. Io sono l'unica ad aver vinto, ci hai capito? Alzare quella coppa gigantesca che è grande quanto, pesa, quanto una persona. Pesa, ce l'ho. Ah, ce l'hai tu? Ce l'ho. Fisicamente, mi sembra giusto. Ce l'ho a Milano in ufficio, ne abbiamo due, una ce l'ha a Todaro, l'altra ce l'ho io. Ah beh, chiaramente, sì, anche, ricordiamo e salutiamo anche Raimondo che Raimondo stato... lo salutiamo, no, ce lo teniamo anche buono perché certo. mi serve, io continuo a ballare sì, con sì, lui. Sì, sì, ma comunque diciamo che è stato il tuo socio in quella esperienza, grazie anche a lui se... è arrivato questo grande, anzi grazie soprattutto a lui soprattutto che è stato lui. Mentore nonché coach. Beh, lui mi ha saputo guidare. Ti ha saputo guidare. Mi ha saputo far entrare nel suo mondo ed è entrato perfettamente nel mio, che era la cosa principale. Sì, sì. C'era un feeling che si sì, sentiva. Sì, vabbè, disegnavano anche i cuoricini. No, beh, ma si sentiva il feeling però professionale sì. soprattutto, sì, perché sì, si sì. vedeva che eravate concentrati e pensa e che volevate sono passati 5 anni, noi continuiamo ancora a ballare, cioè quando compatibile. Era un feeling vero, non era sì. un feeling televisivo e questa è una cosa che traspare. Torniamo un attimo però al discorso legato al tuo impegno, sia per lanciare il messaggi sulla disabilità e quindi sulla normalità della disabilità o quantomeno questa ricerca di equilibrio e le tante cose che tu fai legate a questo mondo. Intanto tu sei ancora, stai lavorando nella Commissione Affari Sociali di Montecitorio con delega al gruppo alle pari opportunità e disabilità ed è un ruolo che tu hai voluto, mi raccontavi prima. Hai in qualche modo sì. dovuto schierarti, ma l'hai fatto per cambiare attorno a te. Cioè, la raccontiamo realtà. Per chi si è perso questo sì. passaggio. Sono stata eletta alla Camera dei Deputati alle ultime elezioni politiche e nel collegio di Varese? Sì, sì, perché io vivo in Lombardia e quindi volevo comunque, se proprio mi devo candidare, farlo nella regione dove vivo, anche perché avrei dovuto affrontare una campagna elettorale impegnativa. Allora, la politica. Io è come il calcio, sì, sì. appena dici per quale squadra tieni è finito.
vita. Però io l'ho fatto perché ho voluto, porto avanti delle battaglie da tempo. Ho fondato una onlus nel 2011 per raccogliere fondi e regalare la stessa opportunità che ho avuto io a chi non se la può permettere. Perché è vero che la scienza e la tecnologia fanno progressi, però ci sono ausili e dispositivi di tecnologia avanzata che possono cambiare la vita della gente e il nostro Servizio Sanitario Nazionale non li contempla. Quindi ci sono delle battaglie sulle pari opportunità e le disabilità che io porto avanti da tempo. In Parlamento ci sono i pulsanti e quindi viviamo in un mondo dove troppo facilmente si punta il dito dicendo ah però dovevi fare, non hai fatto, avevi promesso, non hai mantenuto. Io ho avuto l'opportunità di scegliere se prestare la mia faccia alla politica o meno. È stata una scelta sofferta, non presa così alla leggera, perché questo mi ha comportato comunque delle rinunce, dei sacrifici. Molte cose che facevo prima non le posso più fare, però mi sono presa un impegno e ho scelto di farlo con la stessa, di approcciarmi alla politica con lo stesso spirito per cui secondo me nasce la politica, quello spirito di servizio, di mettersi a disposizione degli altri. Io ho la possibilità di accendere i riflettori su tematiche che altri non reputano prioritarie. Ho la possibilità, vivendolo nella pancia, sentendolo veramente nella pelle, quelli che sono gli elementi di discriminazione che purtroppo viviamo, e quindi ho voluto prestare la mia voce e le mie orecchie e in qualche modo le mie gambe anche, seppur no? Insomma, ma soprattutto il cuore, per una giusta causa. Sì, ci sto provando, non è facile, sono a rischio ulcera, non mi diverto a dispetto di quello che si possa pensare, perché è un impegno davvero, sì, però ho chiesto di lavorare sulle mie tematiche. Io parlo di sport, di pari opportunità, di donne, sono anche nel lavoro, anche nella commissione bicamerale di infanzia e adolescenza, quindi seguo tutte le dinamiche legate alle adozioni piuttosto che ai fenomeni di bullismo, cyberbullismo, di violenza sui minori, faccio dei bei progetti con il MIUR, vado nelle scuole, parlo di inclusione, di cultura. Perché alla fine, se vogliamo migliorare la cultura della nostra società, dobbiamo lavorare soprattutto sulle nuove generazioni, aiutandoli ad approcciarsi anche alla diversità, come dire, in realtà come un'opportunità, come un valore e non come un difetto. E questo lo puoi fare soltanto anche raccontandoti, sono tematiche comunque molto forti, molto importanti, quindi non è mica uno scherzo, è un impegno molto, molto gravoso, ma che chiaramente conoscendoti stai affrontando con una grande forza, sfide, un grande sorriso, una sfida. Sempre nuove sfide, ma devo avere qualche deformazione nel DNA, diciamolo, sì, ufficialmente, sì. Perché quando potrei anche vivere serenamente faccio sempre cose che mi complicano l'esistenza. Però penso che sarei profondamente egoista se non mettessi a disposizione degli altri anche questa energia e questa voglia di fare e di contagiare positivamente la gente. Ho scoperto di avere questa capacità e ho scoperto di avere anche questo grande altruismo. Io vorrei pace, serenità, armonia, collaborazione attorno a me. Cerco di creare questo ambiente a casa, tra le mie amiche, nel mio mondo, quindi mi piacerebbe vederlo anche nel nostro mondo. E beh, chiaro, una bella visione. Se vuoi cambiare il mondo, sono ambiziosa. Cambia te stesso, ma nel caso tuo, insomma, sei già. Guarda, nell'ultimo punto. Libro che ho scritto, Wonder Juicy, nella copertina ho voluto scrivere: volare in alto, pensare in grande e guardare lontano. E insomma, quindi, se tutti noi ci ponessimo obiettivi di questo tipo, forse riusciremmo a trovare meno alibi e a lavorare di più per superare quei limiti che noi stessi ci poniamo. Questa è una grande verità. Giuse, il tuo rapporto con la Calabria, tu da tanti anni vivi a Milano, ovviamente hai base operativa lì, però la Calabria ce l'hai sempre nel cuore. Un tuo cuore, come si dice. La Calabria. Ma io sono assolutamente sì, cioè noi abbiamo una terra straordinaria,
Anzi, ricordiamo poi per chi se lo fosse dimenticato, questa è l'unica terra dove, dove nasce, cresce il bergamotto. Abbiamo il bergamotto di Reggio Calabria. Eh sì, perché cresce solo a Reggio Calabria. Abbiamo ceramiche, mi vengono in mente le ceramiche Seminara, non so, delle cose che io amo e colleziono. Ma c'è anche l'anduia di Spilling, che è un prodotto meraviglioso. L'anduia, la liquirizia, abbiamo tutto. Distese di spiagge meravigliose, abbiamo patrimoni della Magna Grecia e poi purtroppo non abbiamo le strade per raggiungerli, però comunque abbiamo i bronzi di Riace, cioè, abbiamo un patrimonio culturale straordinario, abbiamo il mare, profumi, sapori, dobbiamo solo trovare un po' più di convinzione, di coraggio e di amor proprio. Però è anche vero che io tutte queste cose me le porto dietro, mi sono realizzata e ho realizzato cose grandi andandomene da Reggio, ma ci torno al di là che ci vivono i miei e lo ammetto anche un po' per le polpette di melanzana di mia mamma, polpette di melanzana di mia mamma, non ce ne stanno in tutto il resto d'Italia. Che in generale la domenica Regina profuma delle polpette. E di che parliamo? Però cerco di, poi io torno spesso perché mi piace sempre per quell'idea di contagiare positivamente la gente. Soffro quando mi scontro con delle realtà che purtroppo va detto, perché va detto, io giro tanto, solo qui incontro delle realtà assurde, quasi surreali, di delinquenti che escono di casa e vanno a prendere il caffè a testa alta come se niente fosse, i disabili si vergognano e non escono di casa. Perché? Bisogna che si vergognino i delinquenti, i ladri, gli assassini, i truffatori, non chi vive con un handicap. Quindi dobbiamo aiutare anche la gente del posto a cambiare questo approccio. Bisogna uscire, affrontare lo sguardo della gente, non avere paura, la gente va educata. Ti guardano, sì, perché c'è questa cosa, no, tipica anche Regina, che ti guardano un po' con l'occhietto, non hanno il coraggio di chiedere, no, di osare, tu pensi chissà che pensano. Ma che ti frega cosa pensano? Educali. Io ho perso le gambe, non è che mi devo vergognare. Ricordo che nei primi anni dopo l'incidente io volevo andare a Scilla, che è la spiaggia dove sono cresciuta, per affrontare proprio lo sguardo della gente che mi conosce. E allora, ecco, solo per fare un esempio pratico di come è differente l'approccio, 12 anni fa, in quella spiaggia di Scilla, quando io tolsi con naturalezza la gamba perché dopo un tuffo in acqua mi era entrata dell'acqua, io normalmente a casa che faccio? Mi stacco la gamba. Vabbè. La sistemo, poi ho scoperto essere anche un ottimo portatelecomando, ti devo dire, così non è comodo, diciamo, di sicuro metti lì. Allora io ricordo che in spiaggia con molta naturalezza tolsi la gamba, la svuotai nell'acqua, la misi di fianco per lasciarla asciugare. Ovviamente una bambina tentò di avvicinarsi con la curiosità dei bambini, perché in effetti era una scena non... No? Inusuale, veramente. Inusuale, mi rendo conto che in spiaggia non assisti a scene di questo tipo tutti i giorni, no? Però quella bambina voleva avvicinarsi per curiosità. Sì. La mamma la tirò dal braccio, le mise una mano sugli occhi e la portò via. E quello è stato il momento in cui io maggiormente mi sono sentita un mostro. Pensai che se mi avesse tirato un pugno sul naso mi avrebbe fatto meno male. Io mi ero allenata tanto per affrontare quel momento. Perché con un pantalone è facile, copri, la spiaggia è un posto dove ti metti a nudo, sei in costume, è una prova difficile per tutti. Io sono sempre stata magra, esile, quindi il mio problema non era mettermi in costume, il mio problema era andare al mare con delle gambe grosse, bianche e finte. Adesso ce le ho abbronzate, depilate col French. Diciamolo, ecco. Diciamo. Adesso, guarda che cosa fa lo sport, 10 anni dopo... l'approccio è cambiato perché i bambini mi riconoscono e sono loro a dire ai genitori: quella lì è l'atleta, quella lì è la ballerina. Quando tu senti dire da un bambino: quella lì è l'atleta, quella lì è la ballerina, capisci davvero quanto la televisione, lo sport e le imprese che io ho affrontato mi abbiano aiutato a cambiare l'approccio nei confronti della disabilità, la visione. Questo a livello nazionale, però a livello territoriale, tornando alla nostra Calabria, è ancora una di quelle terre dove si fa fatica ad aiutare le famiglie, a convincerli che bisogna tirare fuori i ragazzi di casa, che non bisogna nascondersi.
Quindi ci torno con piacere, con la mia Ollos organizzo spesso degli eventi proprio per smuovere le coscienze e aiutare la gente a sentirsi parte di una comunità. Ci provo, è mio piccolo. Allora, è un piccolo già grande e va benissimo. E a proposito del tuo impegno in Calabria, se non vado errato, hai preparato qualcosa per il 7 di dicembre, vero? Esatto, allora... sono già 8 anni che io organizzo a Reggio un evento sportivo, una corsa non competitiva, sì, che ho voluto chiamare la corsa della felicità, si chiama Happy Run. Happy Run, Happy Run. Lo slogan è tutti insieme per regalare un sorriso. Devo dire che quest'anno ha un sapore anche particolare, un gusto speciale, perché ricordiamo un amico scomparso prematuramente che è Giacomo Battaglia. Grande Giacomo. Icona del sorriso che ha sposato insieme all'amico Gigi Miseferi fin dalla prima edizione l'Happy Run. Devo dire che dopo le Olimpiadi, non avendo avuto il tempo di poterla fare a settembre, è diventata un'edizione natalizia, l'Happy Run for Christmas, per la quale Giacomo era totalmente impazzito, tanto che mi diceva devi fare, basta, elimina la versione di settembre, fai sempre quella di Natale perché porta allegria in città, porta già il clima natalizio, c'è questo senso di mettersi a disposizione degli altri, questo senso di condividere. E quindi insomma il 7 di dicembre torna a Reggio Calabria Happy Run for Christmas. Ma posso venire anch'io? Cioè, devi venire, devo venire anche tu, anch'io. Scusa, devo, adesso mi fa correre, mi vuol fare ballare, mi fa correre, insomma tutto. E allora, questo è ufficialmente il tuo pacco gara. E allora non posso mancare. Non puoi, devi, Happy io run. Mi metto il cappellino di Babbo Natale. Ricordiamo che dentro il pacco gara c'è una maglietta, un pettorale, dei gadget offerti dai nostri partner. Tra l'altro ci siete anche voi come media ovviamente, partner, chiaramente, poi vedi c'è il cappellino, si creerà questo serpentone, ma la cosa più importante qual è? Che l'Happy Run è una corsa sul lungomare, non è una competizione, si può correre o camminare, quello che si vuole, tutti la possono fare e l'appello è di prestare le gambe a chi non ce l'ha. È un momento di condivisione. È l'opportunità per tanti di uscire di casa, serve che la città si metta insieme per una giusta causa, anche perché ricordiamo che questo pacco gara costa 5 euro e con i fondi raccolti noi cerchiamo di individuare delle realtà calabresi affinché i soldi raccolti restino comunque su questo territorio. Calabria, nel territorio. E nasce Happy Run per aiutare un ragazzo di Taurianova, pensa, a cui avevano amputato una gamba e non usciva di casa perché si vergognava, voleva correre, sognava di correre, e la prima edizione del 2011 fu fatta per lui, gli abbiamo regalato una gambina da corsa, ha fatto delle gare, è diventato vice campione italiano, adesso fa il basket in carrozzina, lui si chiama Francesco, e da allora non ci siamo più fermati, abbiamo sempre cercato ogni anno di individuare realtà del territorio da aiutare, perché lo sport diventa anche poi un prezioso strumento di inclusione sociale. Un grande vincolo. Quindi quest'anno noi ricorderemo il motto di Giacomo, che chi non ride fuori moda, succederanno tante cose, tutte le info su happyrun.it, tu sei ufficialmente assoldato, il 7 dicembre hai da fare? Vabbè, mi libero. 7 dicembre. 7 dicembre, no, sono impegnato con te. Assolutamente. Il 7 dicembre, io sono Happy già Run. Pronta. Tu sei già pronta e non resta che l'ultima sfida. Corriamo. Corriamo, è la sfida precedente, ti manca l'ultima sfida. Ho voglia di ballare con te. L'ultima sfida di Giusy Versace, l'ultima solo in ordine di tempo, intendiamo. Va bene. Affronterò allora questa sfida insieme, anzi sarai tu ad affrontare questa sfida perché dovrai farmi ballare. Ragazzo. Ma sei sicura? Ma certo, ma se ballo io con due gambe finte, vuoi non ballare tu? Tra l'altro devi anche venire a correre, quindi inizia ad allenarti. Correre è un'altra cosa. Perché Piran si avvicina facile facile. Lo so, ma correre sai che è facile, basta correre, ballare no. Ma chi l'ha devi detto? Devi andare a tempo. Oh bello, dai, proviamoci. Allora, dai? Vai, metti musica. 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 Ti devo seguire? Facile. Allora, tanto io vado indietro con la gamba destra, tu vieni avanti con la gamba sinistra. 1, 2, 3. Adesso gamba destra indietro. 4, 5, Ale, vai, 1, 2, 3, 5, 6 e 7, 1, 2, 3, 5, 6 e 7. Ma guarda che mi fai fare, guarda. Sculetta. Guarda. Sculetto. Hai vedi?
Amici del 655, ce l'abbiamo fatta. È stata con noi una meravigliosa Giusy Versace. Ah, che lo stai ballando. Balliamo, 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 balliamo. Che te frega, balliamo. Sono uscito. Occhio che mi vola la gamba. No, dai. Vai. Ok, questa devi riprendere. Olè. Olè. Certo, col tacco è meglio. Vabbè, però anche così io guardo, devo guardare costantemente quello che stai facendo perché. Bravo! Ci siamo, vai, vai, ci siamo. Giusy Versace! Però è portate il ragazzo. Ah, la grande. Quindi ci rivediamo. Ci rivediamo giorno 7 a correre il con Happy 7 Run. 7 dicembre su lungomare. Su lungomare. Una giusta causa. Happy Run.